Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che è un pochino più personale perché è arrivato finalmente il momento di conoscerci un pochino meglio e quindi vi voglio raccontare alcune cose su di me che magari non conoscete ancora e poi perché volevo un video speciale da pubblicare il giorno del mio compleanno, per cui se state guardando questo video il 15 di giugno, quindi il giorno in cui è esattamente uscito, vuol dire che lo state guardando nel giorno del mio compleanno e devo dire che la cosa mi rende davvero felice perché sento di volervi condividere alcune cose che magari potranno avvicinarci un pochino di più, anche se solo virtualmente. Ok, senza perdermi. Questa ve la dico fuori lista. Allora, tutte le volte che filmo i video ci sono alcuni pezzi che taglio perché puntualmente ci sono le campane che suonano ogni mezz'ora, per cui ora sono le 5, avete sentito le campane. Questo è un piccolo dettaglio di cose che non vedete, non sentite, perché le taglio fuori dai video. Cominciamo quindi subito con queste 11 cose su di me. 11 perché faccio 29 anni, per cui 2 più 9 ho deciso per questo numero che mi sembra perfetto, perché in questo modo vi posso raccontare proprio quelle cose che non conoscete, ma che possono in realtà raccontare moltissimo di me. La prima di queste è la mia più grande passione. Ve ne ho già parlato in un video precedente, ma non so se il messaggio sia passato proprio bene, ma la mia più grande passione è la recitazione. Studio infatti recitazione da 11 anni ormai e anche se non ho fatto lavori professionali nel senso di film importanti o video musicali importanti, pubblicità, ho fatto comunque negli anni alcuni video, alcuni spettacoli e altre cose minori, ma comunque la cosa più importante per me è che da 11 anni ogni giorno dedico un po' del mio tempo per studiare la recitazione e da questa grande passione nasce anche quest'altra grande passione che sto facendo in questo momento, cioè quella di filmare video e creare contenuti per YouTube e mettermi davanti alla telecamera. Sento che questa è una cosa che mi rende davvero felice e se c'è un weekend in cui non riesco a filmare quello che avrei voluto o quanto avrei voluto, poi durante la settimana sento che mi manca qualcosa e poi non vedo l'ora che arrivi il weekend dopo per poter filmare perché appunto io in questo momento sono solo agli inizi qui su YouTube e ovviamente non ci guadagno. È solo una mia passione e ovviamente per mantenermi durante la settimana ho un lavoro e per questo motivo non riesco a fare video durante la settimana e mi ritaglio il mio tempo nei weekend, per cui per me è davvero fondamentale. Tra l'altro, altra piccola cosa che lascio fuori dalla lista, ma che vi racconto, io filmo i video principalmente nei weekend, quasi sempre solo i weekend perché durante la settimana torno un po' tardi, non c'è molta luce, sono un po' stanca, non sono proprio le condizioni ideali per filmare, però sta un po' cambiando anche questa cosa, per cui spero di poter integrare un po' di più i video nella mia vita quotidiana. Infatti ci ho provato con uno dei miei video più recenti in cui vi ho fatto vedere i miei outfit proprio real time, quindi ogni mattina prima di uscire ho filmato l'outfit e mi sono divertita talmente tanto che penso di volerlo riproporre come video e cercare in tutti i modi di filmare il più possibile anche durante la settimana. La mia seconda passione più grande, e siamo al punto numero due, è il pianoforte. Ho studiato in una scuola di musica per 7 anni e il pianoforte per me è un vero posto sicuro in cui rifugiarmi e suonare il pianoforte è una cosa che mi riesce a riportare dentro me stessa e mi fa sentire me stessa, mi riporta a quello che sono davvero e
Sono davvero felice di aver fatto la scuola di pianoforte, che avevo veramente iniziato perché volevo farlo io, quindi ho iniziato a 7 anni, ma è stato, diciamo, un amore che è nato naturalmente e non poteva andare diversamente, perché mia madre insegna musica, suona anche lei la fisarmonica e il pianoforte, per cui sono sempre stata a contatto con la musica fin da quando sono nata. Infatti mia madre ha ricevuto in regalo il pianoforte quando io sono nata, e quindi l'ho avuto da sempre il pianoforte, è stato inevitabile per me non innamorarmene e non iniziare a studiare, e sento che la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Io sarei stata un'altra persona se non avessi studiato il pianoforte, per cui sento che questa è una parte davvero importantissima di me. Dopo queste due grandi passioni arriva anche la terza, ovviamente, e cioè il cibo. Ragazzi, dovete sapere che io amo davvero tantissimo mangiare. Non penso che esista una persona al mondo che ami il cibo più di me. Mi sento di voler azzardare questa affermazione, ma davvero, non toglietemi il cibo perché potrei diventare molto aggressiva. E oltre ad amare tantissimo il cibo in generale, spesso sviluppo una vera fissa per alcuni alimenti o piatti, e mi fisso talmente tanto che lo mangio tutti i giorni fino a farmi venire la nausea e non volerlo mangiare mai più nella vita. Però ci sto lavorando su questo, sto cercando di non esagerare con le cose che amo tantissimo, perché poi mi spiace non poterle più mangiare perché ne ho mangiate troppe. In questo momento la fissa è l'avena, è una riscoperta per me, da piccola la odiavo, poi per tanti anni non l'ho mangiata perché sono intollerante al glutine, e quindi ora che ho provato a mangiarla, quella senza glutine ovviamente, e non sono stata male, l'ho riscoperto come alimento e lo sto mangiando quasi tutti i giorni. La sto amando davvero tantissimo e cercherò di ridurre un po' la quantità e le volte in cui la mangio, perché sennò poi rischio di non volerla vedere mai più nella vita. Ovviamente, dopo che vi ho raccontato che amo mangiare tantissimo, è importante specificare come faccio a mantenermi in forma, perché mi direte: ma non è vero che mangi tantissimo, non è vero che ami il cibo. Vi assicuro che è vero. Per tutto quello che mangio mi devo allenare un sacco e fare davvero tantissimo sport, perché sennò rischierei di pesare 100 kg. E da qui arriviamo al quarto punto, che è la mia quarta passione, e cioè lo sport. Io da sempre sono una persona abbastanza sportiva, ho sempre fatto qualcosa nella mia vita fin da piccola. Il primissimo approccio è stato sicuramente il judo, che ho fatto quando ero davvero piccola, avevo 6 anni, e mio padre faceva l'assistente dell'allenatore, mi ci portava e io praticamente mi allenavo con un gruppo di 30 maschietti. Ma quello è stato davvero un momento molto importante per me, perché mi ha insegnato a difendere me stessa, la mia posizione, e non farmi mettere i piedi in testa. Poi negli anni mi sono avvicinata di più alla ginnastica e alla danza, che però poi con gli anni non ho portato avanti, perché devo dirvi la verità, non sono molto portata. Sono un po' rigidina e non sono portata per cose che prevedono un'elasticità di un certo livello. Negli anni poi ho fatto un sacco di sport in generale, per cui magari facevo sport a scuola, correvo, partecipavo a tutte le gare possibili e immaginabili di corsa, e adesso faccio semplicemente degli allenamenti di resistenza, camminate, comunque cerco di muovermi ogni giorno per mantenermi in forma, ma soprattutto in salute. E tra l'altro devo dire che ultimamente l'allenamento che sto facendo mi sta aiutando a diventare anche parecchio più flessibile, lo sto notando e sono davvero felicissima, perché devo dire che sapere di non riuscire proprio a raggiungere la punta dei piedi molto agevolmente alla mia età non mi rende proprio felice, anzi non mi rendeva, perché adesso sono migliorata davvero tantissimo
e quindi intendo continuare su questa strada. Però comunque sono abbastanza fissata con lo sport e il movimento e l'attività fisica, per cui mi alleno 6 giorni su 7. Ovviamente non tutti i giorni sono intensissimi, ma i miei allenamenti almeno 4 giorni alla settimana sono davvero intensi. E questo mi permette di mantenermi in forma, sono sincera. Passiamo al quinto punto e parliamo invece di una cosa che potrebbe esservi più familiare, e cioè le piante e il mio pollice verde. Parliamone di questo perché io per anni ho pensato di avere il pollice nero, infatti mi rifiutavo di comprare piante, fiori e qualsiasi cosa che appartiene al mondo delle piante, perché veder morire le piante a me distrugge proprio dentro. E devo dire che ho scoperto di non avere il pollice nero e questa cosa mi rende davvero felicissima. Il mio balcone, lo sto guardando in questo momento, è davvero la mia gioia. Mi rende davvero felice perché è davvero bellissimo, pieno di piante verdi, fiorite di tutti i tipi. In casa ho 1, 2, 3 piante verdi, una delle quali l'ho fatta proprio crescere io da un pezzo che ho staccato dalla pianta madre. Adesso ve la faccio vedere subito. Questa è la mia baby Uya, che è la piccolina che ho cresciuto proprio, che era una piccola fogliolina e che è diventata grande così durante la quarantena. È nata proprio l'anno scorso, verso aprile, per cui è il mio grande orgoglio e dimostra quanto sono diventata brava con le piantine. Passiamo ora alle mie piccole ossessioni che spero vi facciano un po' sorridere. Perché a volte io me ne vergogno un po', lo ammetto, però fanno parte di me e le devo accettare. Ci sto lavorando su alcune di queste, ma devo confessarvi che ne ho un po', giusto un po'. La prima di queste, e siamo arrivati al punto numero 6, sono i miei capelli. Io ce li ho naturalmente lisci e lunghissimi, ma dovete sapere che quando ero piccola li ho sempre avuti cortissimi, tipo maschietto. Uno, perché qualcuno aveva detto a mia madre che avere i capelli lunghi mi faceva male alla testa, e due, perché mio padre era fissato con il taglio a maschietto. Lo amava davvero tanto che non mi permetteva di avere i capelli lunghi e mi ritrovavo sempre con capelli cortissimi, e per questa cosa ne ho sofferto parecchio quando ero più piccola, perché poi, quando è nata mia sorella, mia madre le ha tenuto sempre i capelli lunghissimi e io ero un po' invidiosa, devo ammetterlo, per cui quando sono diventata un pochino più grandicella e potevo impormi e decidere per me che taglio di capelli avere, ho sempre deciso per i capelli lunghissimi e non riesco più a tagliarli corti perché ho davvero proprio l'ansia di accorciarli, perché poi quando li accorcio li voglio di nuovo lunghissimi. E a volte questo mi crea dei problemi perché ovviamente i capelli vanno tagliati con regolarità per averli sani e belli. E io, avendo questa ossessione del capello lungo, faccio un po' fatica e li taglio a volte anche solo una volta all'anno e lo so che non va bene, ci sto lavorando su, infatti adesso faccio questo video e poi probabilmente andrò a tagliarli, perché poi durante l'estate li voglio lunghissimi e se non li taglio ora sono sicura che arriverò di nuovo a ottobre a tagliarli e saranno in uno stato disastroso. Sempre a proposito di questo, io non vorrei mai tingermi i capelli se non quando li avrò grigi, perché ho fatto l'errore nel passato, ci sono cascata una sola volta e mi sono fatta bionda proprio platino, non so cosa mi era passato per la testa, ero forse impazzita, non lo so, non lo so, non riesco a spiegarmelo, solo che l'ho odiato talmente tanto, non mi era piaciuto, che ho pianto tipo per 3 giorni, poi sono andata da una parrucchiera che solo dopo 2 settimane da quell'evento disastroso
accettato di tingermeli, per cui io sono stata bionda per 2 settimane della mia vita, le 2 settimane più brutte in assoluto, e poi ho cominciato a fare le tinte fino a quando poi sono riuscita nel giro di 3 anni a sbarazzarmi di quel biondo rossiccio che poi comunque si formava anche dopo un po' di lavaggi, perché magari la tinta andava via. E quindi ci sono stati questi 3 anni proprio difficili della mia vita in cui continuavo a tingermi i capelli 2 volte all'anno, non di più. Poi cercavo di resistere alla voglia proprio di tingerli e quindi avevo queste punte un po' rossicce, ma dopo quei 3 anni tagliandoli piano piano e alla fine ero arrivata a una lunghezza tipo alla spalla, sono riuscita poi a sbarazzarmi di tutti quei danni che avevo fatto sui capelli e ora sono completamente al naturale, non li sto tingendo, spero di non doverlo fare il più a lungo possibile perché io sono innamorata dei miei capelli e vorrei averli così esattamente il più possibile. Ma sono consapevole che prima o poi cambierà e spero che avrò raggiunto una maturità tale da non disperare per il cambio che succederà naturalmente. Un'altra mia grande ossessione è, di questa sono un po' imbarazzata, lo ammetto, ma è una cosa che davvero non riesco a controllare. Ci provo, ci sto lavorando ogni giorno, infatti sono un po' migliorata, però è ancora abbastanza forte. Quando esco di casa io devo controllare di aver chiuso tutte le finestre, di aver chiuso, spento bene tutti i fornelli e di aver chiuso la porta. Ma questo non significa proprio chiudere le finestre, spegnere i fornelli, controllare una volta, chiudere la porta, controllare una volta. No, lo faccio proprio maniacalmente 3-4 volte per ogni cosa che devo fare. E questa cosa mi porta proprio, se devo chiudere io, a sprecare almeno 5 minuti della mia vita per fare tutti questi passaggi, perché ho l'ansia di lasciare qualcosa di aperto, tipo una finestra o la porta, che è proprio una paura enorme, o ancora peggio i fornelli, perché ho paura di incendiare la casa. Sono consapevole che sono delle ossessioni su cui si può lavorare, ci sto lavorando, mi sto impegnando, spero di migliorare, però è davvero difficile perché sono cose che mi trascino dietro da quando ero più piccola, perché mia madre mi faceva sempre una testa tanta su queste cose e sono entrate ormai nell'abitudine, per cui è davvero difficile, ma se troverò un modo di sbarazzarmi di queste ossessioni, sono certa che ve ne parlerò, ve lo condividerò. Parliamo ora di un'altra mia piccola stranezza barra ossessione, che è quella di essere un po' gelosa dei miei spazi e delle mie cose. Cosa significa? Significa che io non amo quando le persone toccano le mie cose o che invadono il mio spazio troppo. Il mio spazio vitale, proprio il mio metro quadrato, chiamiamolo così, a meno che io non abbia dato il permesso, per cui mi infastidisce parecchio questa cosa e so che per molti potrebbe essere una cosa strana perché magari sono abituati a condividere tutto, ma per me è una cosa un po' difficile, non significa che non condivido le mie cose, ma devo proprio essere io a volerlo fare, io a darti il permesso di toccare le mie cose, prendere le mie cose, usare le mie cose perché sono appunto mie, per cui devo decidere io cosa farmene. La stessa cosa si riflette sul mio spazio, sulla mia vita in generale, sulle mie scelte, per cui sono gelosa anche del mio tempo, per cui se le cose che devo fare non ho deciso io di farle, o se qualcuno si permette, si dà la libertà di avvicinarsi a me troppo senza avere il mio permesso, questa cosa mi mette parecchio in difficoltà, mi fa irrigidire parecchio. Comunque, con le persone che mi sono proprio care, persone della mia famiglia, non faccio fatica, non faccio troppa fatica a condividere.
e soprattutto con mia sorella, il mio ragazzo, i miei genitori e le persone quindi proprio le più vicine. Con queste persone riesco a condividere abbastanza, non troppo, ma ci sto lavorando, lo ammetto, è un'altra cosa su cui ci sto lavorando e questo video ne è la dimostrazione perché sto condividendo con voi alcune cose proprio personali che normalmente non mi sentirei di condividere, però mi sto cercando di mettere in gioco e mi sto cercando di mettere in difficoltà io da sola per mettermi un po' più a nudo anche con voi perché sento di volerlo fare, sento che è arrivato il momento giusto di conoscerci un pochino meglio e sento soprattutto che a volte sfidarmi in questo senso nel fare cose che non sono proprio abituata a fare tira fuori il meglio di me e poi il risultato mi rende davvero felice, per cui spero stiate apprezzando questo video che è molto molto onesto e in realtà molto piacevole per me da condividere, devo essere sincera. Prima di iniziare a filmare ero un po' in ansia perché pensavo di non riuscire ad affrontare questi argomenti, però in realtà ci sto riuscendo e sono davvero contentissima. A proposito di questo, arrivano le ultime tre cose che voglio condividere con voi in questo video e sono appunto le cose più personali, quelle che mi hanno messo più in difficoltà, diciamo così, e adesso capirete perché. La prima cosa è quella di aver sempre sognato di vivere in una grande città. Io da piccola e per tutta la mia infanzia, la mia adolescenza, ho sempre sognato di voler vivere in una grandissima città piena di vita, piena di movimento, piena di rumori, colori, di tutto, per poi rendermi conto che in realtà non è la cosa che fa per me. Ed è stranissimo, no, in realtà non lo è, perché io sono cresciuta a contatto con la natura. Quando ero piccola ho sempre vissuto in una casa con tantissimo spazio verde intorno e anche durante la mia adolescenza ho sempre vissuto in posti vicini al verde, comunque molto tranquilli. C'è stato un solo periodo di un annetto in cui ho vissuto in una città un pochino più caotica, ma dopo questa esperienza ho sempre vissuto in posti tranquilli e adesso mi sto proprio rendendo conto che il posto ideale per me sarebbe la campagna. Vorrei tantissimo vivere in campagna ed è stranissimo perché mi sognavo da piccola in una grande metropoli tipo New York, ma ora penso che potrei davvero impazzire a vivere in un posto del genere. Infatti solo andando in città a Milano a lavorare è davvero complicato per me perché c'è troppo caos, ma riesco comunque a controbilanciare il tutto con il fatto che abito comunque fuori città in un posto molto tranquillo, molto bello, pieno di verde e di natura, per cui per il momento è la soluzione perfetta per me. Magari in futuro riuscirò a spostarmi ancora più dentro il verde, dentro una campagna un po' più profonda, perché l'ideale per me sarebbe proprio vivere in un posto in mezzo proprio a tantissimi alberi, natura, verde e fiori, uccellini, di tutto. Vorrei idealmente avere uno spazio verde enorme, tutto solo per me. Arriviamo ora al punto numero 10 e questa è una cosa che per anni ho fatto fatica a dire agli altri, ma ultimamente da diversi anni non ho più questa difficoltà, nel senso che ho fatto pace ormai con questa cosa di me e ormai non mi rende più vulnerabile quando ne parlo perché ci ho fatto pace, diciamo così, ed è il fatto di avere la vitiligine. Forse non ve ne siete mai accorti o forse sì, ma comunque ho abbastanza punti affetti da vitiligine. Mi dispiace dire affetti, ma è l'unico modo che mi viene in mente, perché per me ormai chiamarla malattia non mi sembra
la parola giusta, è proprio un altro modo di essere della pelle per me, perché ce l'ho da quando avevo 7 anni e ormai fa parte di me e ci ho fatto pace il giorno in cui stavo pensando proprio intensamente e stavo sognando di non avere più le macchie sulla pelle e a un certo punto ho avuto questo momento in cui mi è venuta proprio un'illuminazione per cui ho sentito no, io non mi sentirei più me stessa se non avessi più le mie macchioline da vitiligine, le chiamo macchioline perché ho imparato ad amarle e so che ha avuto un ruolo importantissimo in questo processo di farle diventare parte di me, anche il fatto di vederlo più sulle persone famose, quindi magari sulle modelle o sulle attrici che ne hanno parlato, per cui non era più un argomento così tabù perché magari quando ce l'avevo all'inizio nessuno ne parlava e mi sentivo un po' una pecora nera e mi sentivo un po' quella persona che era l'unica affetta da questa cosa e tutti gli altri invece erano normali, non avevano questo problema. Invece ora se ne parla molto di più e sono consapevole che è una cosa assolutamente normale, che una reazione del nostro corpo e può capitare a chiunque e non mi rende così speciale il fatto di averla e mi sento davvero normale anche con la vitiligine. Faccio un po' fatica, sono sincera, per alcune parti del corpo e cioè questo punto qua che mi rende un po' vulnerabile perché ce l'ho proprio in un modo un pochino strano, per cui sembra che non mi sono depilata bene, perché in alcuni punti dell'ascella c'è la mia pelle non scolorita, invece poi c'è la macchia, ma in realtà è solo l'effetto che si ha con il contrasto, per cui quelle parti più con il colore della mia pelle mischiate a quelle parti più bianche danno questa sensazione che fanno sembrare che non mi sono depilata, però anche questo è un argomento tabù che ormai è stato abbastanza annientato, per cui non è più così tanto un tabù avere i peli e non è più tanto così un tabù avere la vitiligine e quindi sto cercando di fare pace anche con questa parte qui. Anche se a volte faccio un po' fatica, per cui tendo a non comprare cose che mi lasciano le braccia o le spalle o le ascelle scoperte, però per questo video ho voluto proprio intenzionalmente indossare una cosa che invece lascia scoperta questa parte perché non voglio più alimentare questa mia ossessione di voler coprire questa parte. Sono fatta così e non me ne devo assolutamente vergognare. Ora che ve l'ho detto, farò anche un po' meno fatica durante le riprese perché magari non cercherò a tutti i costi di nascondere proprio questa cosa che a volte mi mette in difficoltà. Sono fatta così e ce ne faremo tutti una ragione. L'unica cosa che lo rende davvero un problema è quando mi espongo ai raggi solari e in quei casi devo essere un pochino più attenta, devo mettere più crema con protezione altissima perché ovviamente la pelle è molto più indifesa e non si riesce proprio a difendere dai raggi del sole e quindi rischio proprio di farmi molto male e di ustionarmi tantissimo, per cui devo essere molto attenta quando vado al mare e mettermi creme e non stare sotto al sole, anche se ho messo la crema, non espormi troppo durante la giornata perché poi è davvero un dramma. È successo una volta e sono stata davvero malissimo. Non ho dormito tutta una notte, per giorni non sono riuscita a mettermi cose addosso troppo aderenti perché mi sono ustionata tantissimo e la pelle proprio era diventata tutta rossissima, tutta piena di rughine e non fa proprio bene il sole per chi ha la vitiligine, per cui sicuramente
Se ne soffrite, state molto attenti. Arriviamo ora all'ultimissima cosa che vi voglio dire di me in questo video. Alcuni di voi me lo hanno già chiesto nei commenti, altri su Instagram e magari in molti ve ne sarete già accorti perché lo si nota abbastanza. Mi tradisce a volte l'accento perché quando sono stanca mi esce fuori. E poi anche la mia fisionomia, perché i miei zigomi sono abbastanza la testimonianza della mia provenienza. Io sono nata e cresciuta in Moldavia e mi sono trasferita in Italia 11 anni fa, esattamente il 30 dicembre 2009. Quindi ho iniziato il 2010 qui in Italia e sono sto vivendo il 19 20 sto vivendo il mio 12° anno in Italia. Sono davvero felicissima perché l'Italia negli anni è diventata la mia seconda casa, ma per modo di dire, perché è la mia unica casa, è l'unico posto che vedo al momento come posto in cui vivere. Sono davvero felicissima di vivere in questo paese pieno di posti meravigliosi, di arte, di cibo buono e per me è davvero la mia casa e non penso di voler mai andare da nessun'altra parte e viverci in modo stabile perché qui ormai è il posto dove mi sento proprio nel mio posticino e non intendo tornare dove sono nata, ci torno ogni tanto una volta o due all'anno quando possibile perché lì ci vive ancora mia mamma e qualche mio parente e adesso sono ormai quasi 2 anni che non ci vado per colpa della situazione in cui stiamo vivendo e non vedo mia madre. E scusate, non vedo mia madre da quasi 2 anni e a quanto pare questa cosa esce proprio adesso che ve la sto confessando così. Sì, non la vedo da quasi 2 anni. Spero di poterla vedere quest'estate davvero tantissimo. Ok, perché comunque sono tanti 2 anni, mi manca parecchio e non vedo l'ora di rivederla. Spero che lei riesca a venire qui, perché per me è un po' complicato andare a trovarla in Moldavia in questo momento, perché faccio un po' fatica a trovare il modo, visto tutte queste restrizioni e poi anche per il lavoro e quindi cercherò di farla venire qui quest'estate e se riuscirà a venire, se non ci saranno tutte queste restrizioni, sarò davvero la persona più felice, ve lo farò sapere come andrà e basta. Questa era l'ultima cosa, non pensavo di commuovermi così perché mi considero una persona abbastanza di ferro, spesso cerco di controllarmi e di controllare la situazione, però a volte non riesco a farlo e ultimamente sto cercando proprio di non farlo perché mi sto rendendo conto che essere troppo rigida non mi fa bene e aprirmi un po' di più mi rende un pochino più umana e mi avvicina di più alle persone che ho intorno. Per cui spero davvero di essere riuscita a trasmettervi un po' delle cose a cui tengo, le cose che mi piacciono, un po' di quello che sono attraverso questo video, attraverso le cose che vi ho raccontato. Spero di essere riuscita ad aprirmi di più con voi. Io sento di averlo fatto, ma sono aperta al confronto e sono davvero aperta a qualsiasi tipo di conversazione qui sotto nei commenti. Per cui se avete qualche altra domanda, qualche curiosità, fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché il video finisce qui, ma
la nostra conversazione può assolutamente continuare qui sotto. Spesso mi scrivete e spesso mi fate notare cose che davvero sono importantissime per me, mi fanno davvero emozionare, mi fanno davvero sentire di aver raggiunto qualcosa di importante, nel senso che spesso quando riesco a comunicarvi una cosa a cui tengo davvero tanto in un video e voi lo notate, me lo fate notare nei commenti, mi rende davvero felice e cerco sempre di essere una persona che possa trasmettervi della positività e di farvi passare un po' di tempo piacevole in compagnia, per cui se sono riuscita a farlo anche con questo video sarò davvero felicissima di saperlo. Io vi ringrazio di essere passati da qui per questo video a cuore aperto. Spero di rivedervi ancora qui anche per il prossimo video, ma fino ad allora vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!